Kahneman è entrato nelle nostre vite per mano di Candy Wittener Kencikus, un personaggio di cui tutti ci siamo innamorati e che lo ha portato a diventare la quintessenza del rubacuori turco e uno degli uomini più desiderati dell'intero pianeta. Da allora, l'interprete non ha smesso di lavorare, tranne che per una breve pausa per il servizio militare, e sebbene la sua carriera professionale stia andando sempre più rafforzandosi, sembra che la sua vita sentimentale non stia avanzando allo stesso ritmo e si sente solo, come ha dichiarato in un'intervista alla televisione italiana. Nonostante l'attore 33enne stia attualmente girando il tour a Budapest, si è preso una pausa durante il Natale e si è goduto qualche giorno libero tra Roma, Rimini e Riccione. Proprio durante la sua permanenza in Italia ha inciso C'è posta per te, una partecipazione andata in onda in questi giorni nel paese transalpino e dove le dichiarazioni sincere di Kahn hanno avuto un grande impatto. L'interprete di Dolunay è arrivata in trasmissione per sorprendere Francesca, una farmacista grande seguace dell'artista che nella vita ha dovuto superare diverse avversità, tra cui l'incidente subito da Giuseppe, suo marito, in cui si è rotto due vertebre, ha perso la tenerezza nelle gambe ed era costretto su una sedia a rotelle. Suo marito ha voluto ringraziarla per il suo sostegno incondizionato con questa bellissima sorpresa del suo idolo. Mentre entrava sul set, Kahn l'aspettava nascosto dietro le telecamere, pronto a rendere quel giorno indimenticabile per la protagonista. Appena si sono conosciuti, e con Francesca che piangeva di commozione quando lo ha visto, Kahn le ha dedicato delle belle parole. «Ho viaggiato da un altro paese solo per incontrarti, sei molto forte. Sono molto commosso dalla tua storia», gli ha detto l'interprete di Tevron Man. E sebbene sia stato Kahneman a sorprendere la donna, la sorpresa è stata colta dai presenti con le sincere dichiarazioni dell'artista. «In questo periodo della mia vita a Budapest mi sento solo, non mi era mai capitato prima. E vorrei avere al mio fianco una donna forte come te», ha assicurato enfaticamente. In tono più rilassato e scherzoso, ha aggiunto, «magari verrò a Salerno, se hai una sorella, con la scusa di comprare le medicine in farmacia». Queste dichiarazioni hanno scioccato i suoi follower perché, dopo la rottura con la giornalista italiana Diletta Leotta, che ora condivide la sua vita con Loris Karius, ex portiere del Liverpool, nessun partner è stato conosciuto. A quanto pare l'attraente artista non ha avuto fortuna in amore e il suo cuore è ancora gratuito. Oltre alle belle parole che le ha dedicato, il protagonista di Inadna Aska ha voluto fare un altro gesto con Francesca e, ancora una volta, dimostrando la sua generosità, le ha regalato un oggetto personale. «Una collana che può simboleggiare un legame tra noi», ha espresso il rubacuori turco, che ha anche regalato a Giuseppe un braccialetto e offerto loro doni per i loro 5 figli. Kahn è un uomo molto impegnato e premuroso. Ne è prova il generoso contributo finanziario che avete appena dato. Il protagonista di Dreaming Bird ha devoluto tutto il ricavato della vendita del profumo che porta il suo nome, 90.000 euro, agli ospedali pediatrici italiani. Inoltre, ha ammesso altri 150.000 euro, questo di tasca sua, a beneficio dei centri medici per l'infanzia, nonché dei bambini ucraini con sindrome di Down e delle loro famiglie che si sono stabiliti in Italia a causa della guerra, un gesto che è stato molto applaudito. Il bel attore fa notizia anche in Italia per motivi di lavoro, visto che si parla molto della sua possibile partecipazione all'Isola dei Famosi, versione italiana di Sopravvissuti. Ma non lasciare che i follower di Yaman impazziscano perché non vedrebbero il muscoloso rubacuori in costume da bagno tutto il giorno soffrire 1000 disagi in Honduras, ma piuttosto andrebbe come inviato per il programma. Vale a dire, farebbe lo spettacolo dal Palapa che, da 8 edizioni, Lara con accento acuto Olvarez fa nel formato spagnolo e che quest'anno passa il testimone a Laura Madreo. Al momento non c'è nulla di confermato e, anche se lo starebbe studiando, non sembra molto fattibile che il desiderio di Mediaset Italia di averlo sull'isola possa realizzarsi per un problema di palinsesto. Il programma inizierebbe a registrare a marzo e, sebbene Kahn termini le registrazioni di El Turco a fine febbraio, in seguito a altri impegni professionali che glielo impedirebbero, come la seconda stagione di Viola come il mare, che iniziano in aprile o maggio e renderebbero impossibile la loro partecipazione alla gara di sopravvivenza. Kahneman, che è arrivato all'ordine del giorno con quello che ha detto, ha rilasciato dichiarazioni sulle accuse. Vediamo cosa pensa Kahneman del suo successo. La famosa attrice ha rilasciato dichiarazioni inaspettate sulla sua carriera e sul suo successo.
Yaman, a cui sappiamo che piace, ha detto: "Avrei avuto più successo se non fossi stato bello. Dobbiamo andare oltre i pregiudizi", disse. Le sue parole furono: "Ci sono persone che sono più belle di me, ma l'apparenza non va lontano se non accompagnata da altre virtù come la perseveranza, la disciplina e la determinazione". Le parole di Yaman, che ha continuato così, sono diventate all'ordine del giorno sui social media. Infine, la bellezza da sola non basta come talento. Kanye Amman, che ha concluso l'intervista con le sue dichiarazioni, ha condiviso i suoi pensieri che la sua bellezza glielo ha impedito. Kanye Amman, la cui carriera è stata ricca di successi, quest'anno è stato ospite della 79esima mostra del cinema di Venezia. Il celebre attore ha annunciato sui social di aver ricevuto il premio Filming Italy International. Kanye Amman, noto per serie TV come Harley Beard e Mr. Wrong, ha una notevole base di fan in Italia. L'attrice 32enne ha partecipato alla 79esima mostra del cinema di Venezia. Yaman, che si è preso una pausa dalla sua carriera di attore in Turchia e si è stabilito in Italia, quest'anno è apparso sul tappeto rosso della mostra del cinema di Venezia, come lo scorso anno. La famosa attrice, che continua la sua carriera in Italia, ha sfilato sul red carpet con la sua coprotagonista Francesca Guillemi. Yaman, che ha ricevuto grande attenzione dai suoi fan a Venezia, dove è apparso con le squadre firmate Dolce e Gabbana, non ha mancato di condividere le foto del festival sul suo account social. Il celebre attore ha annunciato sulla sua pagina Instagram di aver ricevuto il premio Filming Italy International 2022 alla 79esima mostra del cinema di Venezia. Kanye Amman e Francesca Guillemi condividono i ruoli principali nella serie TV italiana Viola come il mare. Kanye Amman ha spiegato che nella sua vita privata gli piace indossare stivali, soprattutto trench, durante i mesi invernali. Dicendo che preferisce particolarmente i cappotti lunghi, Kanye Amman ha anche condiviso un'abitudine interessante. Amman ha dichiarato che gli piace avere grandi tasche nei cappotti e ha detto: "Ho molto in tasca. Ad esempio, quando vado da qualche parte, porto il cioccolato in tasca. Dal momento che non mi piace portare borse, la tasca del mio cappotto funziona per me", ha detto. Kanye Amman, che ha praticato sport per tutta la vita, ha affermato di non aver mai seguito una dieta e di non essersi sforzato di mangiare. Amman ha anche affermato che gli piacciono i pasti cucinati in casa e che li mangia ogni volta che ha fame, anche se è di notte. Affermando che è un tipo che non ingrassa geneticamente e che ne sfrutta i vantaggi, Yaman è un nome che ha giocato a basket per molti anni ed è stato coinvolto in molti rami sportivi. Dall'intervista di Yaman si capisce che il cioccolato è indispensabile per lui.